Oggi non è un video come un altro, perché io, Kinoshi, Colpo Gobbo ed Avom ci siamo messi a parlare di questa settimana intensissima. Finale di Coppa Italia con l'Atalanta, finale di stagione col Bologna, con un occhio a Bergamo e uno a Napoli, in attesa di un miracolo sportivo. Ragazzi, mettetevi comodi perché è una bellissima chiacchierata tra noi quattro e ovviamente vi chiedo un mi piace per questo video, per avere altri video di questa tipologia, di passare qui sotto in descrizione dove troverete i loro profili social, seguiteli dappertutto sui loro canali YouTube e su tutti gli altri profili, e ovviamente scaricate OneFootball perché è il momento di capire come Pirlo deciderà di approcciare questi ultimi 180 minuti della stagione. Per avere tutte le informazioni in tempo reale anche sulla conferenza e sulle maglie nuove che sono uscite oggi, OneFootball, qui sotto in descrizione. Ragazzi, vi lascio appunto al video, buona visione e forza Juve. Stiamo registrando in questo istante, quindi comportatevi in maniera seria. Sole, cuore, amore, dammi un bacio e non fa parlare. Ciao a tutti, buongiorno, ecco, Kino ci presenta così. Allora, mi sembrava doveroso fare una chiacchierata insieme ai miei colleghi e amici, tema bianconera, per queste ultime due partite della stagione, la stagione migliore della storia della Juve, oserei dire, tra l'altro. Io infatti sono un po' dispiaciuto che questa stagione vada a finire, non so voi. Io stappo quello buono domenica sera, a prescindere da come finisce. E te, Lello? Io mi sono rotto veramente le scatole di questa stagione, perché non c'è nulla che mi piaccia, al di là del risultato, ma proprio anche sul piano del gioco. Dici, vabbè, sai, siamo divertenti, almeno no. No, infatti c'è sempre stata, no, la diatriba su risultatisti contro giochisti. Quest'anno ci siamo messi tutti d'accordo, quest'anno non va bene niente, quindi giocare male e non vincere. Intanto ovviamente ricordo che qui sotto in descrizione troverete i link ai canali YouTube di Kinoshi e Colpo Gobbo, che anche loro fanno quotidianamente quello che faccio io, quindi raccontiamo stronzate sulla Juventus. Signori, il mood di questa settimana qual è? Entusiasmo. Entusiasmo, no, si vede. Porta di un male quella parola là, ragazzi, che è stata super inflazionata dall'inizio e ci ha portato male. Io quindi dico coso duro, ecco. Ma più che altro l'hai visto l'entusiasmo di Kino, con che faccia ha detto entusiasmo? Lui sì, si vedeva proprio che era molto entusiasta di questa cosa qua. Guardate, faccio questo parallelismo, mi è apparso nella home di YouTube l'altro giorno il video dell'intervista di Allegri post Juventus Atletico 3-0, e ci sono due spunti molto interessanti. Uno, che Sky a un certo punto dice: a bordo campo c'era Andrea Pirlo come inviato di Sky, che ha preso molti segreti, e Pirlo dice: mi è piaciuto molto questo calcio fluido con i centrocampisti, i difensori che si scambiavano, il modo diverso di impostare in fase di possesso o non possesso. E ho detto: cazzo, lì è nato l'idea di Pirlo di inizio anno, che poi non è arrivata al termine della stagione. E un'altra cosa interessante invece, questo è uno spunto di riflessione, l'altra era più una battuta, in quello stesso video vanno a precisare come la Juventus nelle ultime stagioni di Allegri sia sempre andata in difficoltà nella prima partita della Champions League, salvo poi nella seconda cercare un recupero, perché magari sentiva la pressione, sentivano che c'era meno tempo a disposizione e loro vivevano molto stressati, sempre sotto questa pressione continua, e poi sotto pressione si riusciva a dare il meglio. Notate un certo parallelismo con questo finale di stagione, nella quale c'è l'acqua alla gola e adesso c'è una minimissima speranza? E dipende da come finisce. Ok, esatto. Beh, per dire, Real Madrid-Juventus, fai la rimonta, poi il 90esimo. Hai capito? Esatto. E Brano la spazza per dire con Bayern Monaco. Però con l'Atletico Ronaldo fa il 3-0. Poi al di là del fatto di come potrà andare, io vedo in queste ultime gare un po' di voglia in più che forse se n'era andata per tutta la stagione. Cioè, qual è stata secondo te la scintilla? Perché adesso sì, prima no, e prima ancora sì, e poi no? Questa è una domanda che io faccio fatica a rispondere, perché è una cosa che mi ripropongo dopo, il giorno dopo ogni partita, no? Quando stai a ragionare un po' a freddo su com'è andata, e vedi sempre che c'è un cambio di atteggiamento, a volte positivo, a volte negativo, a volte positivo, a volte negativo. E
e quindi fai fatica a capire quali siano le motivazioni che spingano la squadra ad avere un atteggiamento positivo e negativo, perché è così tanto alternato che è difficile. E io ti dico, adesso secondo me si andrà sulle forze nervose per ovvie ragioni, perché a livello tattico c'è poco, non è che abbiamo tutto questo impianto da mostrare. Vai sulle forze nervose, sui giochi di sta finale che sono 90 minuti, secondo me in 90 minuti rischiamo di far male all'Atalanta, più del campionato, più di una partita normale incastrata là, cioè se la approcciamo bene, perché anche in campionato l'Atalanta ci ha sofferto, forse è l'unica squadra che ha sofferto veramente la Juventus, al di là di tutte le nostre mancanze in tutto il campionato. Però ti dico, sull'atteggiamento non ti so dare una risposta anche qua, ci sono troppe domande a cui non ho una risposta, vedo poche cose e io ti dico, spero di andare almeno con le forze nervose, con l'atteggiamento, perché hai i giocatori che nell'atteggiamento riescono ad essere positivi, tra cui Ronaldo ovviamente. Ronaldo può essere tutta una merda la partita, ma se sale in cattedra lui... Una specie di David Trezeguet che toccava un pallone, quel pallone che toccava faceva gol. Tecchino, cosa dici? Dico che la cosa assurda è che per come è stato l'andazzo di tutta questa stagione ci siamo ritrovati qui a dire tipo vabbè, però nelle ultime due partite. Vabbè, però è quello il bello. Però vanno pesate queste due partite, perché certo, il Sassuolo che era una delle squadre decisive. Ma era una delle squadre più in forma, cioè già andare a Reggio Emilia a giocarsela sì. Eravamo tutti negativissimi. L'Inter a maggior ragione, che non aveva ancora perso durante l'anno. Poi vabbè, lì l'abbiamo vinta perché abbiamo comprato gli arbitri, quindi va bene, quello è un altro discorso, cioè bisogna riconoscerlo, no? Quando poi compri le partite e vinci per forza. Però sono due partite che diventano emblematiche, adesso al di là degli scherzi diventano emblematiche. Però vedi, anche là la differenza dell'approccio tra Milan-Juve, che doveva essere la partita spartiacque del campionato, più di Juve-Inter quasi, ti dico, certo. Prendi importanza, perché vai a tutelarti lo scontro diretto dell'andata, invece adesso in caso di parità di punti sei nella cacca. Però cioè, è quello che ti dicevo prima, non erano abbastanza sulla graticola, erano sì più morti che vivi, ma non c'era ancora la matematica che li andava a condannare. Cioè sembra quasi che questa squadra più si avvicina all'orlo del baratro dove non c'è un punto di ritorno, allora dica, beh, allora sai cosa facciamo? Adesso vi facciamo vedere noi cosa sappiamo fare. Cioè, sembra quasi una roba di questo tipo. No, sembra il film del classico uomo che cade nel precipizio e si trova lì aggrappato ad un filo d'erba. Sta lì. Cioè, e noi siamo questi qua. No, è proprio quello. Però allora Kino fa tra l'altro un discorso interessante, no? E dice, siamo qua a dircele le ultime partite. Allora vi faccio un'altra domanda. Queste ultime partite, dovesse andare bene, attenzione, perché dal niente c'è un ingresso di questo tipo, inaspettatissimo. Niente, allora, il discorso è questo. Queste ultime due partite che abbiamo fatto bene, mette che vada tutto bene, si vinca col Bologna, il Milan o il Napoli non vadano a vincere, quindi si vada in Champions League, sono sufficienti per garantire un discorso di meritocrazia alla Champions, secondo voi? Cioè, se arriveremo in Champions, sarà meritato oppure no? Vabbè, avrei fatto più punti della quinta. Sì, è vero, però questa Juventus che arriva in Champions ai danni del Napoli o del Milan all'ultima giornata, e tra l'altro non per una responsabilità sua, perché magari le altre si sono fermate, la merita la Champions oppure no? Beh, a quota 78 punti secondo me sì. Dici di sì, ok. Sì, che poi possono essere 81. No, adesso siamo a 75. Esatto. Ah, ok. Quindi con l'ipotetica vittoria, perché senza vittoria non ci andiamo. Con 78 punti secondo me è meritato. Quindi voi mi dite, nel momento esatto in cui io faccio almeno un punto in più del mio avversario diretto, chiunque esso sia, ho meritato di andarci. Beh, però sai, nella percezione che del tifoso non è così. Anche io credo che la Juventus rispetto a Milan meriti meno. Perché però? Sì, anche secondo me. Si parte tutto dal punto di partenza. Dove eravamo? In che campo base eravamo per arrivare lì in cima? Noi eravamo più in alto del Milan e il Milan ha fatto molta più strada rispetto a noi, no? C'è questo nella testa del tifoso che porta a pensare che noi la meritiamo meno. Ai punti è ovvio il discorso, chi fa più punti merita, punto, sti cazzi, esatto. dei ragionamenti. La differenza sulla percezione la fanno le aspettative che si ha da inizio stagione su quella squadra. Noi le abbiamo deluse, il Milan
stava costruendo un percorso e quindi nella testa di qualsiasi tifoso meriterà più il Milan, ma perché ha fatto un percorso positivo, noi abbiamo fatto un percorso negativo. No, ma è questa la cosa clamorosa, perché noi in questo momento siamo qua disfattisti. No, Pirlo se ne deve andare, se ne deve andare Paratici, se ne deve andare Agnelli, se ne deve andare mezza squadra. Milan invece è lì che dice, beh, allora rinnoviamo, cerchiamo di inserire un terzino, è andata molto bene. È proprio la percezione, secondo me, che fa la differenza, ed è giusto che sia così, perché appunto la Juve parte con un'ambizione che è molto più alta rispetto a quella del Milan inizio anno. E allora nella mia testa è sarebbe più giusto il Milan in Champions piuttosto che la Juve. Poi da qui a dire che spero ci vada la Juve. Beh, come racconto sportivo, sì. Esatto. Come racconto sportivo, sì, però... Sti cazzi alla fine, dite voi. Secondo me il discorso di Lello è perfetto. Cioè, se tu vai a guardare i passi in avanti, i passi indietro che magari ha fatto la Juve, cioè se tu vai a guardare il percorso, effettivamente il Milan ha fatto più strada, ecco. Sì. Perché loro... Insomma, abbiamo due passati recenti molto diversi, no? Però ecco, io lo dicevo anche stamattina al G-Caffè, cioè se tu vai a prendere i 75 punti attuali della Juve, quindi non 78, 75 punti attuali nei 9 anni passati, la Juve si qualifica in Champions 8 volte su 9. Beh, fatto sta che anche solo la quota è l'anno scorso, dai, abbiamo vinto lo scudetto con 82 punti, sì, 83 punti, 83, quindi vuol dire che dovessimo vincere col Bologna ballano 5 punti l'anno scorso a quest'anno, quindi non è un'infinità. Però già, esatto, l'anno scorso avevamo una percezione di squadra che non stava andando bene, e quindi io vi chiedo, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, quando arrivavamo a questa quota dell'ottantina, magari avevamo la sensazione che arrivasse una squadra all'ottantina che stesse facendo bene o che stesse facendo male? Perché secondo me il campionato si è livellato molto nelle mediocri. E si è alzato molto sulla prima, che è l'Inter, bravo, campionato a parte, è livellato anche molto verso il basso, perché due squadre che sono retrocesse da mesi, le ultime che se la giocano un po' all'ultima. Vai, Kino, che avevi alzato la mano. No, più che altro ci arrivavi sull'ottantina a fine febbraio. No, tu sì, io però ti parlo di una Lazio, un Atalanta, okay, un Napoli, un Milan, un Inter che arriva, una Roma, arriva a 80 punti alla fine del campionato e dici, wow, però ha fatto una gran bella stagione. Qual era la percezione? Che fosse stata una bella stagione, come possiamo dire, per il Milan, o una pessima stagione come la Juve adesso? Cazzo, è una domanda complicata, secondo me. Però sai, all'epoca si nascondeva tanto dietro il divario della Juventus e delle altre. Le altre ogni tanto riuscivano a dare... Guarda, l'unica che ha dato continuità in questo periodo è Lazio, Atalanta, basta. Poi adesso ultimamente la Lazio si sta schiantando, sono tornate le milanesi in auge... Sì. Però insomma, secondo questo me è però... ti dico, vai. Questo campionato qua mi ricorda il finale di quando c'era Inter Lazio, vi ricordate, con De Vrij? Sì, mi ricorda tanto quel percorso là per la qualificazione Champions. Scusa, Davo. Invece il vostro siparietto, mi interrompo, sai cosa mi sembrava? Uno che diceva vai tu, l'altro no, vai tu, no, proprio la corsa Champions. No, ma guarda, ma vai te. Non vogliamo andare. No, guarda, invece secondo me si è abbassato il livello di chi sta sopra e si è alzato molto quello delle medie, mm-hmm, diciamo, perché comunque anche quando si dice che la Juve non ha avuto, diciamo, avversari, no, nei 9 anni, è una bugia enorme, perché la Roma di Garcia, il Napoli di Sarri, l'Inter di Conte l'anno scorso erano delle seconde, la Lazio molto, molto l'anno difficili scorso. Molto difficile. Il Milan nel primo anno anche. Bravo, il Milan di Allegri, bravo. Quindi secondo me si è abbassato il livello delle prime due, ma si è alzato tantissimo quello della quinta, della sesta e della settima. Infatti io non mi sento di dire, perché tante persone adesso mi stanno facendo il parallelo con la Premier, facendomi vedere che in Premier ha 75 punti, 70 punti, si stanno giocando l'accesso alla Premier, alla Champions, invece noi sugli 80 la stessa cosa. Mi dicono, beh, allora guarda, se 80 punti in Serie A, allora è migliore della Premier. No, secondo me il campionato di Serie A semplicemente non è che sta aumentando la qualità, sta aumentando la qualità appunto nelle squadre dietro l'Inter, e quindi bene o male tutte si assomigliano. In Premier quel livello lì c'è quasi in tutte le squadre, andare a affrontare il Benevento, andare a affrontare l'ultima, o il Crotone o il Parma, che sono le tre bene o male, o il Toro a questo punto, che sono le ultime quattro, è diverso andare a affrontare le ultime quattro della Premier League, perché sicuramente si avvicinano di più le ultime quattro della Premier a una mezza classifica della Serie A, perché lì è tutto anche Europa League.
No, beh, adesso non voglio esagerare, però sicuramente quelle che retrocedono in Premier sono bene o male le nostre squadre in metà classifica, quindi quello è un campionato più competitivo. Il fatto che la Juve invece a 80 punti rischia di andare fuori dalla Champions, secondo me non è indice di competitività elevata del campionato, non la considero tale. Invece vi faccio una domanda io che poi vi lascio, grazie per questi 10 minuti di Juventus. All'inizio di questa settimana, che comunque anche da tifoso è veramente molto bello poterla vivere, ci credete o siete più negativi? Ostia. Io te la dico subito se vuoi. Vai, chi vai. L'altra sera mi ha detto non ci credi neanche tu, 1%. Questo significa che ce ne sono 99 no, ma una è sì. Che una però è sì. È sufficiente per aggrapparsi. È abbondantemente sufficiente. Esatto. Molto filosofico e molto paraculo, ma sì, ci ma... sta. E questo giusto, è però. È bello anche del calcio. Sì. Ma mi dici sulla Coppa Italia o sulla qualificazione? Ma entrambe, dai. Diciamo se credi ad una settimana positiva, nell'ottica del tutto niente, se credi ad una settimana positiva oppure è meglio non farsi false illusioni. No, io ci credo tanto, sai perché? Perché come abbiamo parlato anche prima di percezioni, noi siamo quelli che veniamo poi etichettati come quelli poco meritocratici che attengono quelli che non meritano. E quindi questa etichetta io me la prenderò molto volentieri in caso. Però ti dico, l'Atalanta ha tante ragioni per battere il Milan nello scontro diretto, in 50-50, quindi ce la possiamo giocare. Vai Tino, mi manchi solo tu. Completami con la filosofia. No, io completando la filosofia, senza dubbio da domenica sera si è alzato molto tutto. Solo che la percentuale 1,1 dai, 1,1 2,6 si è alzato molto tutto, si è alzato molto tutto. Però parto con l'idea che faremo l'Europa League. Ma al sì, 99, al 99%, no. Al 99% sarà Europa League. Assolutamente. Secondo me siamo più in Europa League e io pianificherò Sanchez, Pizquan, tutte queste trasferte qua. Voglio andare a vedermi l'est europeo, andiamo insieme. Chi no? Ci vieni? No. Anche tu, Lu. Perché io davo un no. Cioè, cos'è? No, ma chi ne, perché lo porti a fare le zozzerie anche voi? Noi siamo tutti e tre. Lo portiamo qua e lo partiamo là. Noi stiamo nei bar a bere delle birre e Chino lo lasciamo andare in giro a fare le sue cose. Vai, Luca, mi hai dato nuova casa. Ci beviamo della birra nella tua nuova casa. Assolutamente. Ah, c'hai un'ora. C'hai un'ora di macchina. Meno. Benissimo. Ragazzi, grazie, buona chiacchierata. Ah, ma adesso concludiamo tutti che siamo intorno ai 16-17 minuti. Grazie mille, Davo. Buon pranzo. E buon pranzo anche a voi ragazzi, gentilissimi, per questi minuti che mi avete dedicato. Io direi che possiamo concluderla qua. Un grandissimo forza Juve. Aggiungo però che sia Champions League che Coppa Italia insieme la probabilità cala ancora e va allo 0,5%. Quindi 99,5% è una settimana fallimentare, possiamo dire. Cosa ride Kino? Perché ridi? Lasciami dire quello che penso. Infatti non ho fatto nulla. Ragazzi, ci aggiorniamo presto. No, più che altro settimana fallimentare, in caso stagione. Eh sì, è una ripercussione diretta. Cioè, noi ci giochiamo tutta la settimana in 4 giorni. Quindi. Cioè, ma te ne immagini, in una stagione giocata proprio de merda. Siamo acciuffati. Due trofei così. Non dico per i capelli, per la barba mi hanno acciuffato così. Per l'orecchio. È incredibile, ragazzi, incredibile. Dai, San Gasparino, salvaci tu. Incredibile, sì. Però. Però non succederà mai. No, beh, cioè dobbiamo già rassegnarci. Anzi, vado a prendere un fazzoletto per asciugarmi le lacrime. Ciao belli. Grazie mille.